Vediamo ora cosa fare se decido che l'articolo mi interessa e voglio leggerlo. Per scoprire se la biblioteca possiede l'articolo in questione, qui ho questo tasto SFX. Tutte le volte che vedo questa icona con una spirale e poi SFX, cliccandola vado a questo menu che mi dice se l'articolo che sto cercando è o non è tra le risorse elettroniche della biblioteca. In questo caso, l'articolo è disponibile attraverso due fornitori, due editori, e quindi posso scegliere quello che preferisco. Clicco ad esempio sul primo. Vado sul sito dell'editore, Springer Link, e vedo la prima pagina dell'articolo dove ho ancora una volta l'abstract e la possibilità di scaricare il PDF. Scaricando il PDF, poi posso fare quello che voglio, lo posso leggere, lo posso salvare sul mio computer oppure lo posso stampare. Quindi, partendo da un argomento su cui non avevo niente, sono arrivata direttamente a un articolo. Per tornare indietro alla lista dei risultati e vedere se c'è qualcos'altro che mi interessa, clicco su qui, lista dei risultati. È meglio che non usi il tasto per andare indietro del browser, ma clicchi questo tastino qua. Ritorno alla lista originaria e se trovo qualcos'altro che mi interessa, posso cliccare direttamente su questa iconcina con la spirale, che è analoga a quel rettangolino che avevo visto prima, dove c'era sia la spirale che la scritta SFX. Qui c'è solo la spirale, ma è la stessa cosa. Infatti, apre lo stesso menu, mi dice da dove eventualmente posso vedere il full text, ne scelgo uno, si apre la pagina dell'editore con la possibilità di scaricare il PDF. Quindi tutto uguale.